Buon pomeriggio, bentrovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione. Arriva il vaccino contro il vaiolo delle scimmie, la Toscana si prepara alle dosi in arrivo. Vaccini contro il vaiolo delle scimmie in arrivo. La regione toscana, in attesa dell'arrivo delle prime dosi, è pronta ad organizzare la campagna di immunizzazione. Oltre, rende noto la regione, a svolgere un costante monitoraggio e occuparsi della presa in carico, della cura e della gestione dei casi ad oggi riscontrati. Ad Arezzo ad oggi è stato censito un solo caso che ha riguardato un 32enne ricoverato al San Donato lo scorso 23 maggio dopo essere risultato positivo all'infezione al rientro da un viaggio all'estero. Con circolare dello scorso 4 agosto il Ministero della Salute ha comunicato il piano di distribuzione della prima tranche del vaccino antivaiolo Jynneos fornito dalla Commissione europea, stabilendo di suddividere le dosi disponibili tra le 4 regioni con il più alto numero di casi. Per la Toscana, che non è tra queste 4, è necessario quindi attendere ulteriori distribuzioni che dovrebbero arrivare entro la fine di agosto. I vaccini saranno destinati alle categorie ad alto rischio indicate nella circolare ministeriale perché, secondo gli esperti, al momento la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l'efficacia delle misure non farmacologiche, fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa. In questa fase, quindi, Regione Toscana e aziende sanitarie, a partire dalle strutture di malattie infettive, svilupperanno tutti i passaggi necessari per definire modalità di somministrazione, in osservanza delle opportune misure da adottare e in attesa che le dosi necessarie di vaccino siano effettivamente disponibili. Si presenta a dare l'esame della patente di guida al posto di un connazionale, ma viene individuato dalla polizia che li denuncia. Entrambi, si tratta di un 27enne nigeriano entrato alla motorizzazione per sostenere l'esame al posto di un suo amico, anche egli nigeriano. Ai funzionari aveva mostrato un documento con la foto dell'amico, molto somigliante, ma mentre stava per iniziare l'esame è stato fermato da due agenti della stradale di Arezzo in Borghese che lo hanno smascherato. La polizia ha individuato anche il cosiddetto mandante, un connazionale residente a Firenze. Nei guai, oltre ai due furbetti, anche un terzo che cercava di superare l'esame indossando auricolare e telecamera per ricevere le risposte al quiz da un probabile complice. Sono tanti coloro che andranno in ferie in questi giorni, anche per qualche giorno, difficili gli spostamenti aerei, anche perché qualche volta i voli vengono cancellati all'improvviso. Sono 35 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell'estate 2022. Come abbiamo detto, agosto è il mese preferito per le vacanze, con la scelta che è ricaduta in 2 italiani su 3. Numeri che certificano la netta ripresa del mondo del travel in Italia dopo aver superato le difficoltà riscontrate legate alla pandemia. L'aereo è il mezzo più veloce e maggiormente preferito per effettuare gli spostamenti, specie quelli più lontani. Una scelta intrapresa anche nell'imminente ponte di Ferragosto, che vedrà milioni di italiani coinvolti in viaggi per trascorrere almeno qualche giorno la settimana successiva in relax al mare, in montagna o in città d'arte. E se da un lato è stata netta la ripresa del turismo italiano ed anche europeo, dall'altro lato bisogna fare i conti con le amare sorprese che sempre più spesso capitano nelle ultime settimane. Decine di migliaia di voli, infatti, fa sapere Italia Rimborso, sono stati cancellati improvvisamente da parte delle compagnie aeree. Ho riportato un ritardo consistente, tanto da poter richiedere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento europeo 261 del 2004. Per i soli mesi di giugno e luglio Italia Rimborso ha raccolto dati che mostrano come sia possibile richiedere risarcimenti per oltre 50 milioni di euro, molti dei quali però non richiesti da parte dei passeggeri, ignari delle proprie possibilità certificate dal regolamento comunitario. Non tutti i voli però sono risarcibili. Nei casi di sciopero come quello del 17 luglio scorso ed ora in atto per i lavoratori Ryanair in Spagna per i prossimi 5 mesi, il passeggero infatti può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese extra sostenute in termini di trasporti, hotel e pasti per giungere a destinazione. Per tutte le informazioni www.italiarimborso.it. Raggiunge quota 1000 visitatori in meno di un mese la bella mostra su Eleonora da Toledo alla Chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino organizzata dalla Fraternita dei Laici. La Chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino in via Cavour ospita una bellissima mostra dedicata a Eleonora da Toledo. La bella notizia è che questa mostra, organizzata dalla Fraternita dei Laici, ha raggiunto in pochissimo tempo quota 1000 presenze.
quando le idee sono concrete e ricche di contenuto, si ha sempre successo. E così è accaduto per questa mostra, dedicata a una donna molto moderna, contemporanea, vissuta però 500 anni fa, Eleonora de Toledo, che era la moglie di Cosimo I de' Medici, il Granduca di Toscana, quindi è stata la prima duchessa della nostra Toscana. Senta, dottor Rossi, Eleonora de Toledo, oltretutto è una donna modernissima, i suoi gioielli hanno fatto la storia. È riuscito a capire se suo marito, Cosimo I de' Medici, ha fatto il bene o il male per Arezzo? Cosimo I fece qualche disgrazia per Arezzo, perché buttò giù tutta la cittadella dipinta da Giotto nella Cacciata dei Diavoli, che era nel colle di San Donato, per costruirci la fortezza contro di noi. Buttò giù anche il Duomo Vecchio, portò via la Chimera, porto via la Minerva, e allora noi ti facciamo una bella mostra dedicata alla tua moglie, però noi aretini facciamo il tribunale della storia, valutiamo se tu hai fatto un'azione positiva o negativa per la nostra città. Insomma, la storia è maestra di vita. E la mostra su Eleonora de Toledo resta aperta anche il 15 agosto. Ma certamente, venite, perché voi vedete la città del 1540, quando questa giovane coppia, lui 21 anni, lui 18, stavano formando lo Stato, erano entusiasti per la loro vita, sono venuti qui ad Arezzo, sono andati alla Verna, sono andati in altre parti della nostra provincia, insomma raccontiamo una pagina storica di una coppia innamorata, perché furono innamorati per tutto la vita. Partenza con il botto a Castiglion Fiorentino per il Vintage Festival dedicato a Olivia Newton-John. È partito a Castiglion Fiorentino il Vintage Festival, un'occasione per rivivere atmosfere anni 50 e 60, con spettacoli, possibilità di ballare e anche con tante bancarelle per trovare articoli vintage, ma anche cose nuove. Un'iniziativa che è tornata nella sua forma originaria, quindi non con le limitazioni da pandemia. Abbiamo sentito in proposito il vice sindaco Davis Milighetti. Ma devo dire che è un festival molto atteso in questi giorni di Ferragosto, che sicuramente farà il tutto esaurito. Già si vede tanta gente, c'è voglia di sano divertimento, di passare con le famiglie fra market, cibo e musica, e siamo pronti ad accogliere tutte queste persone. Tra l'altro, la cosa carina che abbiamo visto girando è che tante persone si sono proprio vestite anni 50, anni 60, quindi sono entrate nell'atmosfera, segno che anche la manifestazione è entrata nell'immaginario collettivo. Sì, c'è un crescendo, diciamo, della manifestazione, con un coinvolgimento sempre più sia degli ospiti che vengono, ma di tutti i cittadini e di tutti coloro che vogliono partecipare a questo ritorno agli anni 50 e 60. Credo che questo target si sta sempre più diffondendo e sta portando quella voglia di riscoprire gli anni del boom. Ecco, ricordiamo che sì, c'è da ballare, da mangiare, ma anche da comprare, perché ci sono oggetti vintage, oggetti moderni, libri, insomma un po' di tutto. Sì, devo dire che oltre alla musica, oltre 40 artisti che si esibiranno in questi 4 giorni, oltre 80 espositori e poi tutto il nostro centro storico che si veste ad hoc per questa manifestazione. Con l'accensione del braciere della sagra della bistecca è partita ufficialmente una delle iniziative più amate dell'estate cortonese, stoppata per 2 anni a causa della pandemia. Dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, torna a Cortona la sagra della bistecca all'onore dell'accensione. È toccato all'assessore alla cultura del comune di Cortona, Francesco Attesti. È una bellissima esperienza, ma soprattutto è di buon auspicio per una stagione turistica che sta andando a gonfie vele. Cortona è tornata ad avere dei numeri turistici importantissimi e questo è un appuntamento che non poteva mancare. Fino all'ultimo sono state un po' di incertezze dovute all'organizzazione, ma comunque adesso siamo qua e sono convinto che ci sarà un grandissimo afflusso. Sagra della bistecca, ma non solo, l'estate cortonese pullula di iniziative culturali. Sì, ci saranno concerti in piazza, ci saranno appunto la sagra della bistecca, sono in corso anche 2 mostre importantissime, quella di Pietro da Cortona, Cortona on the Move, ricordo anche
l'altra che riguarda Guernica di Picasso a Palazzo Ferretti, ma poi soprattutto c'è una grandissima attesa per l'apertura il 19 della Cortona Antiquaria, che appunto ci saranno molte sorprese e grandissimi ospiti. Quest'anno la situazione diciamo sembra positiva perché c'è veramente molta gente a Cortona, questo è il primo aspetto importante sia per la città che per noi, e questo lascia ben sperare che queste serate possono essere molto interessanti anche per la sagra, quindi abbiamo visto c'è già un buon flusso questa sera, che è un po' l'inizio della sagra, e quindi siamo positivi. Questa sera, dopo il telegiornale delle 20:30, potrete assistere a 9:10. Stefanella Baglione ci porta a compito di chiusi della Verna sul cammino di San Francesco. La serata proseguirà poi con incontri al Caffè della Versiliana dal titolo Who Wants to Live Forever? Vorremmo vivere per sempre. Intervengono Vira Carboni, giornalista, scrittrice e conduttrice di Buongiorno Benessere su Rai 1, Rossana D'Antona, presidente di Europa Donna, Annalisa Bizzetti, dermatologa, e Corrado Tinterri, senologo e direttore IRCS Humanitas di Rozzano. Alle 23 appuntamento con In compagnia di Alessio. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci.